tecnologie costruttive, una gamma completa e tante novità a partire dalla scocca. È il 2015 di Mobilvetta. La prima novità, forse una delle più importanti, è dove non si vede, riguarda appunto la scocca, che vede un'evoluzione sensibile a livello del pavimento, ormai costruito in totale assenza di legno. Rivestimento esterno e interno in vetroresina, coibentazione in styroform, 52 mm di spessore complessivo e struttura perimetrale e intelaiatura in estrusi plastici per una totale resistenza all'acqua. Il payoff 2015 della Casa Toscana è puro design italiano, lo vediamo sul mansardato, sul nuovo M79 che si conferma al vertice della gamma omonima grazie a una nuova pianta interna che affianca la già conosciuta M76 con letti gemelli. Nella zona anteriore centrale il nuovo Kea M79 ricalca sostanzialmente il conosciuto apprezzato M76. Molte sono le novità per quanto riguarda la zona posteriore, che vede sì la presenza della toilette passante completa di doccia indipendente, servita peraltro da una splendida porta in metacrilato, mentre la zona della camera da letto presenta un pratico letto matrimoniale centrale a penisola posizionato su garage, due armadi guardaroba, pensili, due finestre, oblò centrale e ampi vani di stivaggio accessibili sotto al letto. Sono tante e importanti anche all'interno le novità introdotte da Mobilvetta sui modelli della gamma 2015. La prima riguarda il pavimento, che vede un nuovo rivestimento più chiaro, mentre è confermata la presenza delle pratiche botole di accesso ai vani sottostanti. Nuovo nella zona living sono le sellerie disponibili in diverse varianti. Il nuovo tavolo dotato di bordo cromato presenta un meccanismo frizionato, basta infatti una sola mano per movimentarlo in maniera semplice e veloce. Lanciata lo scorso anno, la gamma di profilati con basculante KAP vede la sostanziale conferma delle tre varianti già conosciute, 63, 65 e 67, e l'introduzione di tre nuove varianti. Abbiamo il KEA 62, 6,99 m di lunghezza, dotato di letto basculante singolo anteriore e letto posteriore centrale. Il nuovo KEA P64, presente qui alle mie spalle, stessa lunghezza del 62, quindi 6,99 m, ma letti gemelli posteriori, sempre su garage, mentre il nuovo KEA P69, riprende la pianta interna della versione con letto centrale posteriore, declinando però in maniera diversa la zona bagno. Pensato per un utilizzo da parte della coppia, così come della famiglia di tre persone, magari composta dai genitori e da un bimbo, il nuovo Kia P64 presenta un conviviale living anteriore con tavolo traslabile in ogni direzione, frizionato, mentre la cosa interessante è la presenza sopra il living del letto basculante, dotato di movimentazione elettrica. Ancora una volta interessante lo sviluppo della zona posteriore. Primo perché la porta scorrevole permette di separare efficacemente questo ambiente in modo elegante e pratico. Secondo perché i letti gemelli, oltre ad offrire dimensioni cospicue, presentano ampi vani di stivaggio sottostanti, facili da sfruttare, con l'armadio guardaroba dotato di illuminazione interna di accesso sia superiore che frontale, due ampi cassetti realizzati dalla parte opposta e un giro completo di pensili. Lanciata nel 2009 e premiata da un costante successo, la gamma di integrali K-Yacht è confermata e cresce nel numero di proposte e di versioni. Due sono infatti le new entry di quest'anno, il K-Yacht 80 e il nuovo K-Yacht 82. La pianta interna ricalca in maniera originale uno dei grandi classici, quello con la camera da letto posteriore con matrimoniale centrale nautico. Interessante lo sviluppo della toilette, con doppia porta di accesso per essere servito sia dalla zona living che da quella posteriore, porta scorrevole centrale in modo da separare gli ambienti e ampia doccia indipendente. Il nuovo payoff 2015 di Mobilvetta è puro stile italiano. Ne parliamo con Carlo Sovani, responsabile Mobilvetta per l'Italia, davanti all'ultimo nato della Casa Toscana, il K-Yacht 80. Buongiorno Carlo. Buongiorno, grazie a tutti quelli che ci ascolteranno. In effetti sì, hai sottolineato bene il cambiamento del payoff di Mobilvetta, che da puro made in Italy è passato a puro stile italiano, perché Mobilvetta si fregia di essere un po' il portatore dello stile italiano nel arredo di interni nel mondo del camper. Mobilvetta è da sempre posizionata nel segmento dell'alto di gamma, una posizione che il marchio toscano intende rafforzare grazie a nuove soluzioni tecniche che riguardano precisamente anche la scocca, ovvero con la nuova iTech 3.0. Sì, ti confermo che la novità tecnica più importante quest'anno di Mobilvetta è l'adozione del
pavimento con doppio rivestimento in vetroresina, all'interno styrofoam, ma con la particolarità dell'abolizione completa del regolatore in legno e con l'inserimento invece di profili in vetroresina estrusa, quindi un pavimento imputrescibile e inattaccabile dall'acqua. E qui ci troviamo davanti al KJ80, che fra le novità di Mobilvetta per la stagione 2015 reputo essere quella più accattivante, se mi permettete l'aggettivo, perché ripropone un layout, la dinette posteriore, il living posteriore ad L, che ormai era in disuso sul mondo del camper, ma che a mio avviso offre una convivialità che non appare. Come si può vedere anche dalla nostra posizione, lo spazio posteriore è abbondantissimo, qui ci stanno comodamente altri 4-5 amici, con la possibilità anche di usare questo tavolino trasformabile in altezza per facilitare l'uso. Ma la particolarità più importante del veicolo è questo letto saliscendi elettrico posteriore matrimoniale già pronto per l'uso, che scende fino all'altezza dello schienale della dinette, senza necessità appunto nel momento dell'utilizzo di smontare la dinette. Quindi un'ampia zona relax, confortevole, ben allestita, panoramica, con tre ampie finestre che rimangono agibili anche dal letto, perché l'altezza delle finestre è tale che il letto, posizionandosi proprio qui, possa essere aerato e illuminato anche durante il giorno da tutte e tre le finestre. Esatto, quindi coloro che fruiranno del letto posteriore si godranno anche il panorama attraverso il veicolo. Mentre nelle giornate di cattivo tempo, ecco il vano TV, come a casa, ad estrazione facilitata, che in questa semplice posizione permette di essere estratto e di accogliere uno schermo LCD con supporto regolabile per una corretta visione da tutta la zona posteriore. Per concludere potremmo dire che, e potremmo spendere un'ulteriore definizione per questo veicolo, è il sentirsi a casa. Con questa conformazione dà proprio l'idea di sentirsi a casa, di portare le comodità che normalmente abbiamo a casa anche all'interno del proprio veicolo ricreazionale.